In questa casa, al numero 6 di Via Ascensione a Chiaia, nacque Peppino De Filippo, uno dei più celebri attori comici italiani, figlio di Edoardo Scarpetta e Luisa De Filippo e fratello di Edoardo e Titina. E proprio qui è stata scoperta la lapide che ricorda la sua presenza, con una cerimonia alla quale ha preso parte chi da tempo si era impegnato per serbare un ricordo come questo per un artista che ha lasciato la sua traccia sia nel mondo del teatro, sia in quelli della televisione, del cinema e della radio. Ogni volta che lui è venuto a recitare a Napoli ha sentito il pubblico di Napoli vicino a lui, e questo è molto importante per un artista, sentire che non c'è divisione fra palcoscenico e platea. Questo legame tra il teatro e la dimensione popolare si è vissuto in lui davvero in modo unico ed originale, quindi una grande figura del teatro, dell'arte, un grande figlio di Napoli che avevamo il dovere di rappresentare, di ricordare anche con questo gesto simbolico e anche con la speranza di una collaborazione e di un lavoro in comune che dobbiamo continuare anche con Luigi. Beh, oggi è un giorno carico di emozioni, innanzitutto per avere il maestro qui accanto a me, come dire, ricordare nel modo migliore un grande di Napoli, Peppino. Quindi siamo veramente felici, questo giorno rimane poi scolpito per sempre nella nostra città. Oltre alla memoria, adesso è un ricordo fisico, a questo tenevamo e ci abbiamo lavorato insieme col maestro e oggi siamo commossi. Sinceramente è un momento molto bello e io devo ringraziare il nostro sindaco, la giunta comunale, tutto il comune di Napoli che ha favorito questa mia iniziativa di dedicare una targa a un grande artista qual è stato Peppino De Filippo, che tutti noi ricordiamo non solo per le sue apparizioni in televisione con la maschera di Pappagone o i film divertentissimi di Totò e Peppino. Ma mio padre, Peppino De Filippo, è stato soprattutto un grande attore che ha recitato con grande successo dappertutto, non solo in Italia, ma in Russia, in America, in Francia, in Inghilterra, raccogliendo successi veramente memorabili. È stato un degno figlio di questa grande, bella città di Napoli. Grazie.